La poltrona più pesante a saltare è stata finora quella del prefetto Giuseppe Procaccini, capo di gabinetto dal 2008, nominato dall'allora ministro dell'interno Maroni, passato per la Cancellieri ed arrivato fino ad Alfano. Era in corsa anche per diventare il nuovo capo della polizia. Procaccini invece ieri sera, con una lettera anticipando i tempi, ha messo le sue dimissioni nelle mani del ministro dell'interno, che oggi le ha accettate in aula. È stato proprio Procaccini lo scorso 28 maggio a ricevere l'ambasciatore kazako che chiedeva l'arresto di Ablyazov dopo aver cercato inutilmente di incontrare Angelino Alfano. Lo stesso Alfano ricorda che subito dopo l'ambasciatore ha incontrato un altro dirigente, il responsabile della segreteria del capo della polizia Alessandro Valeri, ed è questa la seconda testa che salta. Il vice premier ne chiede l'avvicendamento davanti ai senatori, poi passa la palla per una questione di competenza al capo della polizia quando gli chiede una complessiva riorganizzazione del dipartimento. E qui entrano in ballo tutti i dirigenti e funzionari che hanno permesso il blitz nella casa di Casal Palocco, a partire dal capo dell'ufficio immigrazione della questura, Maurizio Improta, dove tra l'altro il 31 maggio arrivò il fax dell'ambasciata kazaka nel quale si lodava l'efficienza nella espulsione di Alma Shalabayeva. Fax che nessuno pensò, secondo la ricostruzione dei fatti, di inviare al ministro. Ma sempre secondo la relazione di Panza, di nomi in ballo ce ne potrebbero essere ancora molti, perché dopo aver cercato di contattare Alfano, l'ambasciatore kazako andò personalmente in questura comunicando dove si trovava Ablyazov. Vennero di conseguenza contattati il questore di Roma, Fulvio Della Rocca, il capo della mobile, Renato Cortese, Gaetano Chiusolo, direttore dell'anticrimine, l'uomo che ha preso il posto di Francesco Gratteri, interdetto dai pubblici uffici dopo i fatti del G8 di Genova. Brutte storie che si incrociano. E poi c'è il capo della Criminal Pol, Francesco Cirillo, anche lui informato di quello che stava accadendo. L'ultima casella del dipartimento, quella forse più importante, è quella del vice capo della polizia Alessandro Marangoni, che tra il 27 e il 31 maggio era il reggente in attesa di Panza. Anche lui potrebbe pagare per quello che è successo se si dovesse scegliere la linea più dura.